Audacia, coraggio di essere protagonisti in questo cammino di rinnovamento della tua Chiesa, delle nostre comunità, dove vive e regni nei secoli dei secoli. Allora, avanti, marcia verso questo nuovo volto dei cristianesimi, un nuovo volto di Chiesa, non per prurito di novità, quasi che volessimo vedere novità ovunque, no, ma lo Spirito Santo ce lo sta dicendo in tutti i modi, in tutte le lingue, a cominciare da quel grande evento di Chiesa, il più grande evento del secolo scorso, ma che è destinato a rimanere, che è stato il Concilio Vaticano II. Ce lo sta dicendo lo Spirito Santo attraverso le voci dei pastori, e ultima quella di Papa Francesco, il suo appello a vivere questo cambio d'epoca, convincerci che non siamo più in un tempo di cristianità, non siamo più noi gli unici a produrre cultura, non abbiamo, dicevamo ieri pomeriggio, ormai l'esclusiva. Ce lo sta dicendo in tutti i modi lo Spirito Santo, sono ormai dal Concilio. Papa Francesco è solo l'ultimo anello di una lunga catena. Chi contestasse, chi avesse qualche obiezione sul Magistero del Papa, su quello che sta dicendo, su come lo dice, sta fuori strada, perché Francesco non è il primo. E sono dal Concilio che questa musica va avanti, ma non l'abbiamo forse ancora compresa. Ecco, allora, e ce lo sta dicendo lo Spirito, non solo attraverso la Chiesa e voci dei pastori, ma ce lo sta dicendo attraverso il mondo, attraverso i cambiamenti in atto, attraverso la storia, attraverso i fatti. Che cosa abbiamo ancora bisogno per convertirci? Convertire quel Giona che è in noi, di cosa abbiamo ancora bisogno? E facciamolo presto, perché Dio fa sorgere figli di Abramo anche dalle pietre. Sarà tolto a voi il regno e sarà dato ad altri che lo faranno fruttificare. Il regno di Dio non si ferma, non si blocca davanti alle resistenze nostre, e quello bussa, 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 ma se noi non apriamo, facciamo resistenza, cosa fa lo Spirito? Si ferma il progetto di Dio, stai fresco, quello va avanti, con o senza di noi va avanti, non ci bussiamo, non siamo noi, non dite siamo figli di Abramo, abbiamo le tradizioni, abbiamo questo, quello svicola, lo Spirito Santo svicola, ecco, noi facciamo resistenza e lui va da un'altra parte. Ma scusate, io dico sempre, non esiste solo una storia della salvezza, esiste anche una geografia della salvezza. Pensate un attimo, in questi 2000 anni il percorso fatto dal Regno di Dio nella storia, la corsa della parola, è un termine degli Atti degli Apostoli, la corsa della parola, la parola corre. Pensate un attimo, Palestina, poi il mondo greco, attraverso il mondo greco l'Occidente è arrivato a noi, è arrivato a Roma, Atti degli Apostoli si chiudono con Roma, Paolo che è arrivato a Roma e per l'autore degli Atti degli Apostoli è il top, perché arrivare, il Vangelo è arrivato a Roma, cioè alla caput mundi, significa che è arrivato fino agli estremi confini della terra. Poi il Vangelo si è spostato, l'Occidente, l'Europa,
per un millennio e mezzo, due millenni, l'Europa è stata la culla, il centro del cristianesimo. Dall'Europa sono partiti missionari per le nuove terre dell'Africa, eccetera. Benissimo, ditemi un po', ma dove stanno più le fiorenti comunità cristiane del Nord Africa? La chiesa di Agostino, le chiese magrebine, l'attuale Algeria, Tunisia, Libia, che hanno prodotto i martiri, le prime comunità cristiane. Agostino viene di là, Tertulliano viene di là, i martiri uticense o i martiri di Abitene, quel sine dominico non possono, e così via. Ma dove stanno più? Dove stanno più? Le comunità della Palestina, è commovente vedere certe, non solo andate in Terra Santa, ma documentatevi sulla passione, l'emarginazione di quelle comunità. E noi dovremmo esprimere, tra parentesi lo dico, dovremmo esprimere maggiore condivisione e solidarietà con quelle comunità che patiscono emarginazione, persecuzione. Le comunità dell'attuale Turchia, Antiochia, tutte le comunità di Paolo, la Galazia, i Galati, i Colossesi, eccetera, eccetera, Efeso, Smirne. Il patrono di Aserra è San Cuono, un nome che non si trova quasi mai, infatti quando sentite Cuono al 99% è Aserra, che è un nome tipico di Aserra, del patrono, ed è stato importato nei secoli che furono dalla Turchia, da Cuono Icomio, che è una delle stazioni evangelizzatrici di Paolo, ricordate gli Atti degli Apostoli, attualmente si chiama in Turchia Comia, questa cittadina, Comia. Ci stanno due suore, uno e due. Io ho contatti con la Turchia attraverso il vicario apostolico di Istanbul, Monsignor Massimiliano Palimuro, il quale è campano, è di Ariano Irpino, nella Alta Irpina, da 2 anni è vicario di Istanbul, ma da 12 anni è missionario Fidei Dom in Turchia e ha preso il posto di quel Don Andrea Santoro, romano, ucciso da un fondamentalista islamico a Trabzon. Lui è stato a Smirne e poi Trabzon, e adesso da 2 anni è stato nominato e vescovo vicario apostolico di Istanbul, ed è commovente. Scrivo ogni tanto lettere agli amici di cui non si può diffondere perché è vietato e pericoloso per chi vive quell'esperienza lì. La Turchia è sempre uno stato moderno, ma fondamentalmente rimane ancora uno stato islamico, e bisogna che sia pericoloso, e racconta certe storie che io metto a piangere. Un giovane che si converte dall'Islam, sappiate che ci sono molti convertiti dall'Islam, ma non possono emergere, lo fanno di nascosto, perché rischiano la vita. Un giovane convertito al cristianesimo che fa ogni domenica 500 km per andare a messa, la messa da loro è desiderata, attesa. Io dico, ma insomma, in Turchia vi porterei, dico, eccetera, eccetera. E noi la messa la subiamo, cioè, non subiamo, no, mi correggo, però sa, insomma, si tenga il genio, dice, è una bella giornata, sto solo, non tengo il genio, si chiama, eccetera, eccetera. Questo giovane ha dovuto nascondere in casa il Vangelo, si è convertito attraverso internet, ha scoperto il Vangelo, cristianissimo, e deve nascondere il Vangelo, la Bibbia, perché se i genitori, non gli estranei, ma se anche i membri della famiglia scoprissero che è cristiano, lo denuncierebbero. Veramente sono comunità che vivono in una situazione particolare. Ecco, allora torniamo a noi. Cari amici, che fine hanno fatto quelle fiorenti comunità del Medio Oriente e della Turchia, le fiorenti comunità dell'Africa del Nord? Sarà tolto il regno a voi e sarà dato ad altri che lo faranno fruttificare.
siamo proprio fuori strada, io sto fuori strada e sei ipotizzo, mi auguro di no, non lo voglio, non lo desidero, nessuno di noi se lo augura. Siamo proprio fuori strada a ipotizzare di qui a 100, 200 anni, quando sarà che il cristianesimo si sposta dalla vecchia e cara Europa cattolica, ad altri paesi, ad altri popoli. Io non credo che stiamo fuori strada. L'aveva intuito quel grande profeta di cui quest'anno abbiamo celebrato il centenario della nascita, Don Lorenzo Milani, 1923-2023. Prendete esperienze pastorali, il suo testo fondamentale, sì, ci stanno le lettere, poi c'è Barbiana, ma il suo testo fondamentale, Don Lorenzo Milani, è esperienze pastorali, in cui lui descrive le sue esperienze pastorali, prima a San Donato di Calenzano, nel Mugello, e poi a Barbiana, ovviamente. Bene, sapete come si chiude Esperienze pastorali, questo libro degli anni 50, 1955-56, si chiude con una lettera che i missionari cinesi, no, che i cristiani di Firenze rivolgono ai missionari cinesi, dunque dalla data mi sfugge, 3025, cosa del genere, ai missionari cinesi che vengono ad evangelizzare Firenze, in partibus infidelium, in partibus infidelium. Ed è bella quella lettera di Lorenzo Milani, come Lorenzo Milani, da vecchio cristiano di fine secolo del Novecento, chiede perdono ai missionari cinesi, noi abbiamo tradito il Vangelo, eccetera, eccetera, ai missionari cinesi. Beh, certo, è una finzione letteraria, se vogliamo, però, ecco, non ci illudiamo. Se lo Spirito trova le nostre resistenze, il regno di Dio non si blocca, va avanti lo stesso, cambia destinatario. Invece che noi, è un'altra realtà. Verranno altri a evangelizzarci, verranno altri a evangelizzarci. E allora, perché sto dicendo questo? E allora, accogliamo questo appello. Non è l'ipotesi di un oscuro predicatore di provincia o di un sognatore del futuro, di questi autori qua, Martini, gli altri, Armando Matteo, così via, che sognano una chiesa che verrà. Non è il sogno di un papa venuto dalla fine del mondo che parla di un cambio d'epoca. È l'appello dello Spirito, prendiamolo come appelli dello Spirito Santo, non come analisi pastorali e sociologiche di qualche autore. Sono appelli che lo Spirito, attraverso la storia, i fatti, rivolge a noi. Allora alleiamoci, facciamo alleanza con queste gemme del futuro, con queste piccole cose nuove. Cosa vedi, Geremia? Un ramo di mandorlo, le cose nuove che il Signore sta facendo. Facciamo alleanza prima che sia troppo tardi, che il Signore passa e va oltre. Allora, la profezia di Josef Ratzinger di ieri pomeriggio, credo che da sola sia sufficiente per illuminare questo presente e futuro del nuovo volto del Cristo. Ma io voglio stamattina, in quest'ultima meditazione, voglio provare a dare qualche ulteriore tratto, caratteristica di questo volto, questo nuovo volto del cristianesimo e della Chiesa. Nuovo, ma quando parliamo di nuovo e di novità, dobbiamo stare sempre attenti, nel senso cioè che non si tratta di una cosa radicalmente diversa rispetto al passato. Vige lo stesso rapporto che c'è tra quello che chiamiamo Primo Testamento, a volte Antico Testamento, e il Nuovo. Che rapporto c'è? Nel Vecchio già latet, dicevano i padri, il Nuovo. Ecco, e il Nuovo porta alle estreme conseguenze il Vecchio. Dobbiamo sempre coniugare novità e tradizione, continuità ma anche rottura, continuità e rottura.
Non sono venuto ad abolire la legge e i profeti, sono venuto a dare compimento. Questa è la categoria evangelica, compiere, nel nuovo si compie il vecchio, si completa, si perfeziona. Però attenzione, non sono venuto ad abolire la legge e i profeti, nemmeno uno iota della vecchia legge. Però nello stesso tempo Gesù dice: vino nuovo in odri nuovi. Nello stesso tempo Gesù dice: avete inteso che fu detto agli antichi, ma io vi dico. Vedete la rottura? Qui c'è un linguista che può correggere. Io non condivido certe tradizioni, diciamo, di interpretazione della scrittura, anche di qualche esegeta, di qualche biblista, che dice in fondo Gesù è un rabbino, dei come i vecchi rabbini, solo che ha portato a compimento, e quindi praticamente la novità del Vangelo, dove sarebbe? Viene offuscata la novità del Vangelo. E invece no, la novità c'è rottura. C'è il vino nuovo in odri nuovi, però sta rottura non significa, è un po' l'ermeneutica del concilio di cui si è fatto portavoce proprio Papa Benedetto all'inizio del suo pontificato. Ricordate, intervenne più volte su come interpretare il concilio Vaticano, se l'ermeneutica del concilio. Lui parla che non è rottura, il concilio della seconda non è rottura, non esiste, non è una chiesa altra chiesa. L'altro giorno facevo l'esempio del corpo umano, dell'organismo. Noi siamo, io sono sempre me stesso, anche se sono diverso, sono cresciuto. Allora, la novità, non volere solo la novità come un brulito. Allora tratteggiamo questo punto, vorrei tratteggiarlo in 2-3 pennellate. Ieri dicevamo: noi andiamo verso un cristianesimo di fronte al calo dei praticanti. Io sono credente, non praticante. Di fronte al vuoto, all'assenza della domenica. Il libro Senza la Domenica. Ecco. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo optare per i pochi ma buoni? Ieri dicevamo no, non siamo sulla via del Vangelo. Il Signore ci chiede un cristianesimo che sia, se non è di tutti, perché abbiamo questa diversificazione, quelli che vengono la domenica, quelli che non vengono, però vengono, sono stagionali, chiedono i sacramenti nelle varie stagioni, quelli che non vengono proprio e non vengono mai. Un buon pastore dovrebbe diversificare la sua azione pastorale, dovrebbe distinguere quelli che sono i praticanti, i cecchi concentrici, le fasce, come i medicinali. C'è una fascia A, io direi così, c'è una prima fascia, quelli i nostri, non vorrei dire i nostri nel senso così, ma quelli che vengono la domenica, i collaboratori, gli operatori pastorali, i catechisti, ecco, questa è una prima fascia, i dodici. Cardinale Martini, in una delle sue tante intuizioni, dice: io chiederei a ogni parrocchia: lascia tutto, prendi 12 e formati i 12 per la missione, e così via. Beh, se sono 14 meglio ancora, ovviamente, però è significativo come diceva Martini, cioè ritorniamo ai 12, ritorniamo cioè al piccolo, ricordate Ratzinger, la piccola comunità, no? Che si allarga. I cerchi concentrici, quali sono i cerchi concentrici? La fascia A, i praticanti, che bisogna convertire pure quelli, perché non è che quelli sono i santi, perché se poi i praticanti, i collaboratori, i nostri, quelli che stanno sempre attorno a noi, si considerano i perfetti, i migliori, i santi, e noi cadiamo in un nuovo fariseismo. I farisei erano proprio questo, la mentalità farisaica. Attenzione a quelli che abbiamo sempre attorno a noi, bisogna pure quelli evangelizzarli e convertirli. E sta sempre, quando insegnavo dicevo, si ricorda anche lui, è bello quando io vado in giro e lui dice: professore, vi ricordate una cosa che si ricorda? Questo è rimasto, tutti i corsi di teologia pastorale è rimasto questo, che io dicevo che la pastorale non è pastorizza, no? E se lo ricordo,
ci vuole che fate che la pastorale del pastorizia, e dico, su questa terra rimasta, mi auguro di no, che ci sia qualche altra cosa. Io dicevo anche tra i luoghi comuni, dicevo, vado al convegno dei catechisti e trovo Anna Maria, vado all'incontro dei ministri straordinari della comunione e trovo Anna Maria, e poi vado lì e trovo l'Anna Maria di turno che fa tutto dicono a Milano e quindi la facultotum, ecco, io sono lì per fare una sana obiezione di coscienza, io faccio mi sento esperto solo in questo, attenzione, ci sta qualche Anna Maria tra le donne, attenzione alle Anna Maria di turno, quelle che appunto abbiamo sempre intorno a noi. Allora, se non di tutti, perché abbiamo le fasce, stavo dicendo, allora, anzitutto i praticanti, i collaboratori, eccetera, eccetera, poi quelli che vengono solo alle scadenze sacramentali. E questi pure dobbiamo accoglierli, anzi bisogna instaurare un rapporto particolare con questi qua. Infine, quelli che non vengono proprio, nemmeno alle scadenze sacramentali, nemmeno al battesimo dei figli, non li fa neanche battezzare. Forma di mogli. Diciamo i cosiddetti lontani. Io dico i cosiddetti lontani perché nel linguaggio di Don Primo Mazzolari i lontani avevano un significato bello, forte, erano i commisti, i lontani, non direbbe Don Primo Mazzolari. Oggi dovremmo stare attenti a usare questo linguaggio, i vicini e i lontani. Perché? E che ne sappiamo? Noi li consideriamo lontani. Ma non è che un giorno avremo la sorpresa di trovarci avanti nel regno di Dio? E questo, io penso che noi allora troveremo, sai quante sorprese, quante cose. Noi ci accapigliamo, facciamo questo, vogliamo, ci affanniamo. E allora il Signore ci farà vedere, sai quante, ma sapete quante risate il Signore si fa su di noi? Ma quando quelli non va a dire. Che se viene così, oppure a me dirà, ma tu, ma che eri? Come hai parlato di me? Mi hai fatto passare questo, ma io non sono questo. E tutti il contrario. Grande sorpresa, vi passeranno avanti, vi precederanno. Che ne sappiamo noi? Noi diciamo lontani, perché sono lontani da noi, ma sono lontani da Dio? Non è che molti dei vicini sono lontani da Dio e molti dei lontani sono più vicini a Lui di noi? Però non dite mai ci precederanno nel regno dei cieli. Un amico mio molto cattivo faceva le battute quando volevo offendere una persona, la disfaceva la perifrasi. Tu mi precederai nel regno dei cieli, non diceva pubblicano e prostituto, non dice tu mi precederai nel regno dei cieli. Sarebbe subito. Torniamo a noi, un po' di umorismo, non fa male. Sorridete, il sorriso muove 32 muscoli facciali, eppure ginnastica del volto. Io conservo sempre con affetto e non lo do mai a nessuno perché mi pare che è esaurito, quel superiore, vediamo di farlo ripubblicare di nuovo, quel bellissimo libro di Oreste Gregorio, Monsignore si diverte, Sant'Alfonso, che era napoletano e spassoso in tutti i sensi, Monsignore si diverte, quando alla fine della vita la superiore, non mi ricordo di chi, voi mi aiutate, chiedeva il suo cuore, perché voleva conservarlo come reliquia, evidentemente. Ha fatto perso ogni fiducia in questo suo, mi ricordo come si chiamava, questa superiore, questa sua, ma cosa ne ha da fare? Che da fare? Ha da fare soffritto, che da fare con me? Era un libro pieno di battute di Sant'Alfonso, del Monsignore si diverte, un sano umorismo. E non fa male. Torniamo a noi. Se non di tutti, ma sempre per tutti. Pure se minoranza, ma mai setta. Mai setta. Non saremmo più la Chiesa di Gesù. Saremmo una setta. Sempre per tutti. Mai escludere. Oggi si usa inclusiva, non esclusiva, no? È il linguaggio della moda.
di oggi. Ecco, una Chiesa sempre in inclusiva. Todos! Ricordate sempre quell'impressionante grido di Papa Francesco a Lisbona che ha fatto ripetere più volte a tutti i giovani. Todos, 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 tutti, tutti, tutti. E ha fatto raccapricciare il naso pure a qualcuno del termine indiosi, come tutti. E lui com'è? Sta Chiesa com'è? Oves et bobes, accoglie tutti e tutte, non fa più, non dice che quelli che non sono regolari, la famosa che le categorie regolari e irregolari, allora accoglie tutti, ma è che scandalo è questo? Una Chiesa che accoglie todos, 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 tutti, tutti, per tutti è stato sparso il sangue. E la redenzione è per tutti, copiosa, come bella quella copiosa redenzione, abbondante, ce n'è in abbondanza. 144.000 i salvati, e si sono 145.000, e che si è raccolciato in braccio del Signore, la sala con il controllo numerato, il numero giusto, perché così è così. E poi ci proponiamo i testimoni, tu mi converti a me. Tu non sei uno dei 144.000, si trasì, esci tu, perché evidentemente usciamo fuori numero, scusate le battute a cui vogliamo molto bene, testimoni per carità, però voglio dire attenzione a tutto questo. Se non di tutti, ma sempre per tutti. Uno, quindi questa universalità, questo nuovo volto del cristianesimo che anche se minoranza, però esprime questo amore per tutti. Secondo volto, un cristianesimo dell'innamoramento. Noi andiamo verso un cristianesimo, lo dicevo già ieri, dell'innamoramento. Noi stiamo nel passaggio, siamo in una fase di transizione da a, passaggio Pasqua, passaggio da a, da un cristianesimo delle moltitudini, da un cristianesimo tradizionale, folcloristico, convenzionale, da un cristianesimo che sono cristiano perché tutti sono cristiani, a un cristianesimo di scelta, un cristianesimo appunto di libertà, anche se poi di minoranza. Siamo in questo passaggio, ricordate l'immagine come guide nel deserto, siamo soprattutto noi preti e vescovi. Allora stiamo passando al cristianesimo verso l'innamoramento, incontrare Gesù, far incontrare Gesù e innamorarsi di Lui. La nostra opera dovrebbe essere quella di permettere a tutti di incrociare Gesù, di incontrarlo e di innamorarsi di Lui, innamorarsi di Lui. Io ho l'impressione, qui Enzo Bianchi ha ragione, quando dice che stiamo esagerando nel mettere al centro sempre la Chiesa, la Chiesa, la Chiesa, il Sinodo, il cammino sinodale, la Chiesa, eccetera. Più Gesù, non dico meno Chiesa, non so, ma più Gesù, al centro deve stare il Signore, la Chiesa sta di lato, Lumen Gentium cum esset Christus. Chi non conosce, quando senta un documento del Concilio sulla Chiesa, Lumen Gentium, luce delle genti, allora pensi che luce delle genti sia la Chiesa, perché è un documento sulla Chiesa. Non è così. Lumen Gentium cum esset Christus. I padri erano stupendi quando dicevano che la Chiesa è luna, il sole è Cristo, non è la Chiesa. La Chiesa è luna, splende di luce non propria, perché splende dalla luce del sole, è come luna. Dunque, al centro, non deve essere la Chiesa. Venite a me, e molti che dicono, venite a me, ma mi venite a te. Tu sei in mezzo, tu sei soltanto uno strumento. Bisogna portare a lui, Giovanni il Battista. Io devo diminuire e lui deve crescere. Attenzione a una certa autoreferenzialità, ma così si dice, prima si chiamava orgoglio, protagonismo, eccetera, eccetera, narcisismo.
E quanti Don Narciso stanno in mezzo a noi, Don Narciso. Io devo diminuire, lui deve crescere, è Cristo il centro, non siamo noi. Allora far incontrare la gente, portare Cristo a tutti e tutti a Cristo e far innamorare fin dai ragazzi. È vero, erano altri tempi e altre parole di carattere devozionale, lo so, però la sostanza era importante. Mettere il ragazzo in rapporto con Gesù, la preghiera come dialogo con Lui, come respiro, come rapporto, incontro. La fede, cari amici, è un incontro. Su questo Papa Benedetto l'ha detto tante volte, è un evento, è un incontro. La fede si trasmette come un virus buono, positivo, da un io a un tu, è contagio. Non è imparare delle cose, non è apprendere. Poi dopo viene la fede, è un rapporto personale. Cristianesimo, io non mi stavo mai di niente. Cristianesimo non è una filosofia, non è una cultura, non è nemmeno una morale, non è nemmeno una religione accanto alle altre. Cristianesimo è una persona, è la persona del Signore Gesù. E qui l'importanza enorme, le glorie di Maria, di Santa Paola, della presenza di Maria. Perché Maria nel cristianesimo? Una madre. Le idee non hanno una madre, i concetti non hanno una madre. Chi è che ha una madre? Le persone, in carne e ossa. La presenza di Maria salva il cristianesimo da derive ideologiche. Cioè il cristianesimo sia cultura, sia un'ideologia. No, il cristianesimo è la persona, è la persona di Gesù. Maria assicura, garantisce che appunto il cuore del cristianesimo sia la persona di Gesù, che ha una madre, è nato da donna. Paolo non la cita nemmeno, Galati, nato da donna, in carne e ossa, è nato a Betlemme, contro tutte le derive di New Age o gnostiche, e che per gnosticismo è ancora molto attuale, non si chiama così, ma abbiamo molto gnosticismo in giro, quello di credere che il cristianesimo sia soltanto cultura. Ce ne sono parecchi intellettuali cristiani che pensano che la fede è un fatto culturale. Loro appartengono al cristianesimo perché pensano, filosofeggiano. Ma tu hai un'unione da fare. Tu il rapporto sacramentale, concreto, reale con Lui ce l'hai? Il cristianesimo non è cultura. Poi diventa pure cultura, si deve fare cultura, ma all'inizio è un incontro, è una relazione personale. Allora l'innamoramento. Noi andiamo verso un cristianesimo dell'innamoramento. Qualcuno ha detto, secondo tratto, un cristianesimo della mitezza. Bello questo rispondo. Qui è soprattutto Armando Mantero, ve lo leggo per ragioni di tempo, che recupera questa beatitudine, una delle otto beatitudini, beati i miti, perché erediteranno la terra, ritiene che noi stiamo camminando verso un Gesù della mitezza. Cristianesimo della mitezza, cosa vuol dire? No? Dietro mitezza, il mite è un uomo forte, una donna forte. La mitezza non è il mite, non è il ribosciato, non è quello che si fa spaccare le legna addosso. Il mite è una persona forte, e mite nel senso di tenerezza, di accoglienza, un cristianesimo della mitezza. Vorrei lasciarvi dei verbi che possono essere un po' una sintesi del cammino che abbiamo fatto. Un primo verbo è accompagnare. Sempre più io credo che il compito della Chiesa, il nostro compito, è quello di accompagnare. Accompagnare, prendi la persona lì dov'è, al punto in cui si trova, vicino o lontano da Gesù. Prendila dov'è e accompagna. Accompagna,
cerca di farmi fare un cammino. Guardate che in questo noi dovremmo combattere pure con le persone stesse, le quali persone spesso non vogliono essere accompagnati, vogliono le ricette, ma poi voi siete confessori più di me, è capitato, no? Quando specialmente capitolo ottavo famoso, Modus Laetitia, quel discernimento sui separati, divorziati, noi diciamo, beh, facciamo un cammino, mi fa un discernimento, poi vediamo così via. Chi lo sa prima non accetta, perché chi lo vanno trovare la ricetta? Sì o no? Ma posso fare o non posso fare un unione? Subito. Tu dici, facciamo un cammino, e io cammino, allora sto cammino, dove ci porto? Quando muro? Dove poi sicuro, dove così è? Non siamo solo noi ministri che ci sottraiamo al discernimento, al cammino, perché questo è lì è cascata la Amoris Laetitia, perché il discernimento presuppone uno, tempo, perché si tempo che ho fatto, e allora H24, la pastorale cosiddetta ordinaria, mi blocca e non ho tempo, lì va male, il tempo è fondamentale, la pazienza dell'ascolto e soprattutto anche, mi dispiace dirlo, competenza. Leggere le anime, si diceva una volta, discernere gli spiriti, ma mica è facile, occorre anche un minimo, non si andare a facoltà di psicologia, però un minimo di competenza bisogna pure averlo, è importante, tempo, fatica dell'ascolto e competenza. Io credo che se recuperiamo, ma se facciamo così, se io mi metto così non devo fare che sacci, io cadisco là e poi un gruppo e così via, e poi le seguo così. Ebbene, chiaro, non posso avere la moglie ubriaca e la botte piena. Bisogna fare delle scelte, Significa che qualcosa io devo rimandarlo indietro. Questo è naturale. O si tratta di capire che cosa, che avete già un altro discernimento, che cosa rimane, che cosa non rimane, che cosa passa e che cosa non passa. Però certamente tempo, fatica, discernimento, ma accompagnare è il verbo dell'oggi. Se devo dire una parola di oggi è, ci è richiesto accompagnare. Guardate, ve lo dice uno che per 30 anni ha insegnato teologia pastorale e la pastorale come programmazione, come oggi non è più tempo di programmazione. Io mi sono convertito, ho fatto fatica a convertirmi, ma ho dovuto riconoscere col tempo che non è più tempo. Oggi non è tempo di programmi, perché il tempo, i tempi sono in evoluzione. Tempo di ascolto, ascolto, per favore ascolto, ascolto. Ma noi non vogliamo ascoltare, a partire da me che parlo sempre, il mio vecchio insegnante, lo zio Scanzillo, diceva sempre, dice noi ci comportiamo in maniera innaturale, contro la natura, e perché? Come ci ha fatto la natura? Come siamo fatti? Due orecchie e una bocca, vuol dire che l'ascolto dovrebbe essere sempre doppio rispetto al parlare, ma a partire da me che sono un parolaio, io mi comporto contro natura, come se avessi due bocche e un orecchio. Ma questo è un mostriciattolo, uno che così lo portiamo a Cottolengo, due bocche e un orecchio, l'ascolto dovrebbe essere doppio rispetto al parlare. Shema Israele, ascolta Israele, la fede di Israele parte dall'ascolto, upakue in greco, ascoltare upakue, cioè sotto, upo, stare sotto, così, lui lo parla e io ascolto. La prima cosa che facciamo a messa, ci mettiamo in ascolto, prima che tu possa parlare a Dio, lo devi ascoltare, prima lo ascolti e poi parlo tu. Io credo, Signore, ascoltaci Signore, ma questo viene dopo, è la seconda parte, mica parlando prima noi, a me, ci mettiamo in ascolto, Signore, se tu non mi parli, io sono come chi sente nella fossa,
bellissimo, terribile questo. Anzitutto l'ascolto, viene prima l'ascolto, ma è l'uomo d'oggi che non vuole più ascoltare, fa fatica ad ascoltare. Fateci caso. Si trova in mezzo a mercato una persona che morisce, lo sfuga, tutte cose così, cerco di evitare, oppure le nostre chiese, ad avere qualcuno che può parlare così, ai momenti di storia, si sottraiamo all'ascolto, fa fatica ascoltare, oppure che storia, mentre fateci caso, mentre stiamo facendo pure il dialogo, stiamo parlando due persone, ma io non faccio neanche fregne parlare, se tu voglio parlare io, non interrompo, è così. Arriveremo, all'ascolto monetizzato. Cosa vuol dire? Te lo riesci, stai a sentire un quarto d'ora, te lo pago, l'ascolto te lo pago. C'è qualche psicologo, psicoterapeuta tra noi, scusate, dallo psicologo cosa fa? Tu vai, ti siedi, o c'è il lettino, e devi parlare. Devi parlare, quello prende appunti perché deve scavare nell'inconscio, eccetera. E allora deve capire così, e lo so bene che ho mandato qualche paio di circolini, vabbè, 5 sedute, 10 sedute, così via, ma abbiamo finito, dice così, no, c'è ancora da scavare, eccetera. E poiché ogni seduto minimo 50 euro, allora fammi calcoli e così via. Quello è un ascolto, per carità non me ne vogliono psicologi, ma quello è un ascolto monetizzato. Quello ascolta, e io addirittura già pure papà alla fine, perché dimentico quello, ma ascoltare mi ha aiutato, per carità oggi i psicologi sono necessari. Non è più come una volta quando si diceva dai al psicologo, sono malati, ma sto buono così. Oggi, grazie a Dio, lo psicologo fa un buon lavoro, è necessario. I seminari li mandano molti dei seminaristi, i psicologi proprio per. Ed è buono, è una cosa giusta. Ecco, però purché si rispetti la scienza psicologica, non deve sostituire, diciamo, la chiamata della grazia, non tocchiamo questo discorso qua. Accompagnare, che significa ascoltare, significa discernere. Io ho detto nella serie, più che tutte queste fasi del cammino sinodale, sapienziale, discernimento, educhiamo i preti, insegniamo ai preti a fare discernimento. Bisogna imparare, non è facile fare discernimento. Ecco, è una parola che sta diventando troppo di slogan, un luogo comune, devo fare discernimento, se ne è anche in bocca a tanti laici così via, però discernimento, e che sarà male questo discernimento, così via, ma ci vuole, è la sapienza, l'antico dono della sapienza. Terzo verbo, consolate il mio popolo. Io credo che questo è un tempo di consolare, bisogna consolare. La gente è troppo disorientata e afflitta, veramente come pecore senza pastore. Se anche noi non offriamo consolazione. E infine, l'ultimo verbo, ce ne sarebbero tanti, curare. Credo che la Chiesa di oggi e domani sarà sempre più chiamata a curare, guarire, una funzione terapeutica. E qui leggo la famosa immagine forte di Francesco della Chiesa come ospedale da campo. Sentite così, è il Papa che parla. La cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite, di riscaldare i cuori dei fedeli. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo o gli zuccheri alti. Uno che sta protendo la coscia, cioè in battaglia è ferito e così via, tu le vuoi e le dico questa coscia come dai, o la devi tagliare, o la devi così, non è che ti metta e dice vediamo se hai il diabete o il colesterolo. Sono feriti gravi. È inutile chiedere a un ferito grave, si devono curare le sue ferite, poi potremo parlare
di tutto il resto. Curare le ferite, curare le ferite, no? Come fa il Papa ogni tanto di ripetere le espressioni, curare le ferite, la Chiesa come ospedale da campo. Ed è questa immagine che voglio lasciarvi, una Chiesa, dice qui Castellucci, una Chiesa che valorizza, sentite bene, le relazioni prima che l'organizzazione, le relazioni, che valorizza la fraternità prima che l'autorità, l'ascolto prima che l'insegnamento, la testimonianza prima che i conteggi. Insomma, una Chiesa umile, disinteressata, snella, leggera. E allora, auguri. Lascio e vi ringrazio, anche se non vi ringraziate voi, prima che voi lo facciate per me, perché mi avete offerto, anche quando si ripetono queste cose, pure io cresco, pure il predicatore cresce, perché è come se fosse una scuola, mentre le dici agli altri, le ripeti a se stesso. E ricordatevi di questa parola del vostro fondatore, una parola grande, molto bella: noi le missioni le facciamo differenti, Sant'Alfonso, di fronte al modo di fare le missioni degli altri di quel tempo, lui dice: noi le missioni le facciamo differenti. Vi auguro di fare le missioni differenti, cioè in che senso voglio dire? Rinnovate, rinnovate secondo questo nuovo volto del cristianesimo e di Chiesa. Vi affido alla Madonna del Sabato Santo, quella che Don Tonino Bello chiama Donna del Terzo Giorno, donna tra i 31 titoli, il libro di Don Tonino Bello su Donna di Madonna, Donna dei nostri giorni, sono giusti i 31 giorni del mese di maggio, per chi fa a novembre del mese di maggio, tra questi 31 titoli della Madonna, uno è Donna del Terzo Giorno, la Pasqua, oppure Donna del Vino Nuovo, c'è pure questa, sembrerebbero quasi delle moderne litanie di questi titoli di Don Tonino Bello, Donna del Vino Nuovo. Vi affido a lei, alla bella mia speranza di Sant'Alfonso. Ringrazio Padre Serafino per aver dato questa opportunità, ringrazio tutti voi, ringrazio la casa, soprattutto Padre Luciano per le sue premure squisite, l'ho riscoperto in questi giorni, grazie. E una preghiera pure per me, per la diocesi di Acerra, che ha come patrono Sant'Alfonso, che San Cuono è il patrono della città di Acerra, ma il patrono della diocesi è Sant'Alfonso. Grazie e auguri.